L'ingresso della nostra città deve essere un biglietto da visita, aveva detto il sindaco di Fano Massimo Seri, che riteneva la terrazza superiore della Darsena Borghese un luogo non idoneo per il posizionamento delle tre vele pubblicitarie istituzionali, così chiamate per la loro forma caratteristica. Per questo motivo, così come annunciato ormai da diverso tempo, sono state rimosse. Questa è la prima parte. E vorremmo anche in seguito ristrutturare, rifare il nuovo manto. Ovviamente la cosa non è possibile immediatamente, perché anche se le risorse le abbiamo individuate, però ovviamente con il patto di stabilità abbiamo altre priorità, e quando gli obiettivi sono importanti e le azioni sono condivise c'è anche una solidarietà e un aiuto, e quindi ecco, mi sentivo di ringraziare per la sensibilità che il Nautilus ha avuto in questa operazione. Il Nautilus infatti ha provveduto allo spostamento delle vele che serviranno a promuovere gli eventi culturali e turistici patrocinati dal Comune di Fano. I titolari della ditta, Daniele e Filippo Carboni, si sono assunti l'onere anche finanziario del loro trasferimento, le quali dopo un opportuno restauro verranno sistemate entro la prossima settimana a Gimarra, nel parcheggio adiacente alla pista ciclabile posta all'ingresso della città. Chiediamo quindi tutte le associazioni sportive e tutti altri organizzatori di eventi, Proloco, di pazientare qualche giorno in più per poi vedere che saranno appunto messe in un punto molto molto bello, importante. Direi un primo biglietto da visita per tutti coloro che arrivano da Pesaro. È un progetto in realtà nato ormai da diverso tempo. Sì, sono ormai parecchi anni che abbiamo installato queste appunto strutture a forma di vela per dare appunto spazio a tutti gli eventi della città e dei paesi limitrofi. Pertanto ecco, come diceva mio fratello, fra qualche giorno le sposteremo in una zona meno invasiva di questa qua che c'era stata appunto data allora, e siamo contenti comunque di poterle spostare in questa nuova zona. I due fratelli ora lanciano un'idea, e cioè quella di dedicare l'area ai musicisti realizzando un monumento alla musica. Interessante, secondo loro potrebbe essere posizionamento di una panchina simile a quella presente a Cuba con John Lennon, simbolo della pace, dove i turisti si siedono per scattare foto ricordo. Se il progetto potesse interessare all'amministrazione, Daniele e Filippo chiederanno ad alcuni amici artisti di realizzare l'opera a costo zero. D'accordo con il pensiero del sindaco Seri e soddisfatti per la rimozione delle vele sono diversi cittadini che da tempo chiedono di migliorare il decoro nei punti più suggestivi della città. Un primo traguardo raggiunto in particolare per Vincenzina Turiani, che si è sempre battuta per valorizzare la Darsena e allo stesso tempo per liberare il balcone da tali strutture pubblicitarie. Abbiamo un patrimonio storico da difendere, ha detto Turiani, e questo è il minimo che una città possa fare. Un piccolo passo che lo aspettiamo da un anno, e come avevo promesso il sindaco ci siamo riusciti. Quando io esco per criticare, non è mai una critica verso qualcuno, è uno stimolo per poter far meglio, perché io credo che si possa fare meglio, piccoli passi ma ci si arriva. Quello che mi piace adesso, mi piacerebbe, è riqualificare tutta la zona, perché togliere quelle tavole, risistemare il terrazzo, togliere tutto quell'incuria che c'è stata per anni, riqualificare i fregi che ci sono sotto, perché vale la pena di riportarlo, non togliendo solo le vele, ma proprio tutto un assetto diverso. La mia battaglia l'ho fatta, non sarà solo questa. Se qualcuno dice adesso da stessita Encestag, perché ci sono altre cose da vedere, e spero che la gente noti che quando si vuole qualche cosa si ottiene.